Buonasera a tutti, cominciamo questa seduta del Consiglio Comunale. Do la parola alla segretaria, la dottoressa D'Arrigo, per l'appello. Milidì Pasquale. Presente. Milascio Maria. Presente. Sant'Arsenio Giovanni. Presente. Sabella Giuseppe. Presente. Colombo Rosanna. Presente. Fiore Antonio. Assente. Poi Gioia Maiangelo. Brigante Biagio, Amato Lucia, Ammiraglio Giuseppina, Piero Francesco, Miglieri Domenico, Parabella Pia, con 9 presenti possiamo dare inizio ai lavori. Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione verbali sedute precedenti, come facciamo di solito, per cui votiamo l'approvazione dei verbali. Voti favorevoli? Tutti. Benissimo, quindi approviamo i verbali delle sedute precedenti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, risposta scritta a interrogazione orale urgente formulata dal consigliere comunale avvocato Domenico Michieri, ai sensi dell'articolo 43 del decreto 267/2000 e dell'articolo 24 del regolamento del comune di Lagoreto sul funzionamento del consiglio comunale. Passo la parola al sindaco, il dottore Pasquale Michieri, che dà risposta per questo primo punto all'ordine del giorno. L'articolo che abbiamo citato all'ordine del giorno, per cui facciamo come un'altra volta, se c'è anche, insomma, se la segretaria è d'accordo con me e anche il sindaco, possiamo procedere esattamente come l'altra volta. Intanto io direi di seguire l'ordine e procediamo con questo secondo punto all'ordine del giorno. Prego sindaco. Grazie. Si sente? Buonasera a tutti, grazie per la parola, onorevoli consiglieri. Si fa riferimento con il mio intervento all'interrogazione urgente del consigliere comunale avvocato Domenico Michieri, esposta nella seduta del consiglio comunale del 10 febbraio 2017, con la quale egli paventa un conflitto di interessi del vice sindaco ed assessore dottoressa Maria Milascio, sostenendo che la stessa partecipa alla titolarità di una stazione di rifornimento di carburante presso cui il comune si rifornisce. Si ricorda, circostanza ben nota all'interrogante, che la dottoressa Di Lascio ha ceduto la sua quota di compartecipazione nella Mavinil SRL con atto pubblico rogato in data 12 settembre 2012. La vice sindaco Maria Di Lascio ad oggi non risulta essere socia della Mavinil SRL, non partecipa alla titolarità della società. In ordine alla correttezza procedurale degli atti posti in essere dagli uffici, ferma restando la piena e incondizionata fiducia riposta dall'amministrazione nei confronti degli stessi, giova far rilevare che ho richiesto alla segretaria comunale uno specifico controllo interno sugli atti e le determine adottate per l'acquisto di carburante nel rispetto delle sue competenze. È assolutamente ridondante quando testualmente dichiarato dall'interrogante, laddove ha sostenuto che c'è un trattamento economico effettuato tramite economato per cui si fa la determina di rifornimento, si prendono i soldi e si riversano alla stessa consigliera. Ben ritenendo che i dipendenti comunali non vengono meno ai loro doveri d'ufficio e che le determine, gli impegni e le liquidazioni
sono eseguite nelle forme e nei termini di legge. È istituito di fondamento quanto affermato dall'interrogante laddove contesta alla vice sindaco lo svolgimento di attività di gestione, sostenendo che la stessa rediga determine, delibere e quant'altro e poi trasferire gli uffici, essendo pacifico che tali atti sono e restano di competenza dei responsabili degli uffici che ne assumono la paternità mediante l'apposizione della sottoscrizione. È offensivo per tutta la maggioranza comunale quanto sostenuto dall'interrogante nel contestare che è facile dire che si rinuncia all'indennità e poi si trova il modo di recuperarla in altro modo, essendo noto a tutti, perché formalmente deliberato, che ogni componente della giunta comunale, come pure il sottoscritto e la presidente del consiglio comunale, hanno parzialmente rinunciato all'indennità di carica, avendolo preannunciato durante la campagna elettorale, in considerazione della gravissima situazione finanziaria dell'ente, confermata in sede di insediamento e conclamata nella deliberazione del dissesto finanziario, ritenendo di utilizzare i proventi, così risparmiati, per fronteggiare situazioni di emergenza ed a vantaggio delle classi sociali più disagiate. Per quanto fin qui esposto, la vice sindaco Maria Di Lascia non versa in condizioni di incompatibilità né in conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, da quanto è a mia conoscenza, non si ravvisano elementi da sottoporre all'autorità giudiziaria. Chiede la parola all'avvocato Domenico Michidiesi, consigliere di minoranza, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Oltre poi a chiedere copia della comunicazione che è stata descritta e quindi riportata a questo onorevole consiglio dal sindaco, a me preme dire subito che, mentre da un certo punto di vista su alcuni punti ritengo soddisfacente la dichiarazione del sindaco, da altri punti invece appare alquanto strano il fatto che mi si parli della titolarità della Mabil. Io da sindaco ho intrapreso un'azione nei confronti della dottoressa Di Lascia, azione che poi ha visto soccombere, mi sembra pure in un determinato procedimento, dalla società Mabil. Io quindi non so neanche se poi quella somma che era stata condannata dalla stessa Mabil, dalla dottoressa Lascio, quindi non ricordo bene la procedura, se sia stata versata, mi sembra nei termini di 8.000 euro, se il comune ha già incassato o meno. All'epoca la dottoressa Lascio era, se non sbaglio, socia ed amministratore della Mabil. Fu fatto un atto in quel tempo che era solo esclusivamente di trasferimento di quote al valore nominale, che fu portato in quel trasferimento, quel contratto di cessione di quote, ripeto, al valore nominale, fu portato pure all'attenzione di questo consiglio, e successivamente, quindi sono atti che fanno parte di quella procedura, successivamente non so, proprio perché insomma vedevo in quel trasferimento, potevo immaginare, potevo presumere eventualmente una momentaneità dell'atto, già che poi quella stagione amministrativa è terminata all'inizio di giugno, potevo tranquillamente immaginare che, essendo quella cessione a valore nominale, fossero ritornate le quote nelle mani della dottoressa Di Lascia, la quale poi, ma fa bene, quindi su questo non voglio assolutamente dire alcunché, ma il fatto che lei in qualche modo sia presente in quella struttura societaria, che comunque condivida a questo punto, forse anche con i familiari, quindi con la signora Di Lascia, mamma della consigliera, l'attività della stazione di servizio, forse in qualche modo è
pure presenti, insomma io mi potevo anche riferire a questa situazione di fatto. Immagino che potesse essere anche una situazione di fatto che poi a un certo punto veniva fuori, sempre rispetto diciamo a quei termini che sono stati da me illustrati precedentemente. Però ritengo che il sindaco abbia fatto le sue verifiche, oggi ci dichiara che non ci sono punti che emergono anche rispetto a quello che sto dicendo, a quello che sta pensando la sanitaria, punti che emergono insomma e che in qualche modo io non faccio altro che sollecitare, svolgo un ruolo di consigliere d'opposizione, quindi democraticamente e politicamente devo essere portato a dire, a fare delle dichiarazioni in questo consiglio. Come d'altronde poi io non so neanche, ma questa potrebbe essere anche un'altra interrogazione, noi abbiamo a Lago Negro la presenza di una struttura societaria che è la Sinosci, negli atti, pur non dando fastidio al comune, quindi non intralciando quella che è l'attività amministrativa di questa maggioranza, però ho la possibilità di leggere poi qualche volta ogni tanto gli atti che vengono prodotti, mi sembra di aver capito, segretario, che c'è stato un versamento da parte del comune di Lago Negro, dal comune forse associato, per la gestione degli impianti sciistici che quest'anno con grande delusione personale sono rimasti chiusi in tanti anni, in un decennio di attività amministrativa precedente ciò non è mai accaduto. Ho visto che ci sono stati dei trasferimenti, quindi dei pagamenti da parte del comune alla Sinosci, non so se ad oggi quella società vede ancora la partecipazione al suo interno della consigliera di Lascio. Cioè noi viviamo quotidianamente delle situazioni che i mass media, quindi che la televisione ci sottopone alla nostra attenzione sul livello nazionale, i conflitti di interessi, di incompatibilità, che poi forse non esistono neanche, ma che comunque vengono portati alla nostra attenzione. Volevo soltanto capire se alla dichiarazione che abbiamo fatto in apertura di questo mandato amministrativo, ossia lo scorso giugno 2016, poi ci sono stati atti conseguenziali. Cioè non vorrei che oggi la dottoressa Di Lascio, dice il sindaco, non è socia. Cioè queste situazioni di conflitto, di incompatibilità esistono, va bene, la Sinosci, se non c'è la sua presenza o da qualche altro consigliere all'interno di quella struttura, cerchiamo di capire in modo tale che poi serenamente e tranquillamente procediamo nella giusta direzione. Ma se ci dovessero essere, però bisogna che comunque qualcuno le affermi. Quindi anche da questo punto di vista io oggi però dico, e quindi insomma la mia interrogazione in qualche modo forse anche portato a qualche positività, ho visto che le ultime determine di acquisto di carburante, dopo il mio dire, forse il Consiglio Comunale, si stanno svolgendo anche altrove. Vedo che i rifornimenti si stanno facendo qui a Viale Roma, all'Atamoil del signor Pesce, poche determine, forse niente, ho visto alla Mali di Lago Negro, dello Svincolo Autostradale, di Lago Negro Sud. Pertanto forse insomma queste sollecitazioni poi fanno anche bene, ma le mie, quelle che porto in consiglio, non sono altro che ipotesi, quindi nessuna offesa ho voluto rivolgere, signor sindaco, alla sua persona né a questo consiglio comunale, però da consigliere comunale, da opposizione, da pubblico ufficiale per questa sede, qualora dovessi comunque immaginare o presumere che ci possano essere di conflitto, di compatibilità, ritengo pure sia mio dovere, anche perché sollecitato dalla cittadinanza, sollecitato da cittadini, perché io non vedo la dottoressa Alamarchi, ma c'è qualcuno che mi viene a dire che la dottoressa svolge comunque attività all'interno di quella struttura, oppure se chiama o non chiama un cliente per farsi pagare, diciamo, sorti meno. Continuerà da 25 l'attività che si svolge in un'azienda anche di natura familiare, perché poi se è un'azienda quella familiare, comunque per un rapporto di familiarità della dottoressa con gli attuali proprietari, pertanto immaginiamo se ci fosse o meno comunque. No, non ci parliamo, allora in base a
che ha interessato alcuni consiglieri di questa maggioranza, il primis il sottoscritto, una vicenda giudiziaria che mi lascia perplesso su alcune questioni che cerco di illustrare sinteticamente. Posso chiedere per ordine, l'ho già detto prima gentilmente, te dico subito la parola, chiudiamo i punti, mi piace andare a fare un'interrogazione, volevo soltanto capire se... Vabbè, però chiudiamo il punto, preferirei chiudere il punto, mettiamo le volte e dopo le do di nuovo la parola. E quindi capire se il sindaco non voglia assolutamente più svolgere funzioni scolastiche, quindi non mi sento di interrogare alcuno, ma capire se il sindaco poi ha intenzionato a riferire alla città di Arpiego su questa vicenda. Io come sindaco, come la dottoressa ammirata che assente, ma anche il consigliere Pio, ma non penso per quanto indicato nei nostri confronti siamo stati destinatari all'elenco risultati, non so se poi questo corrisponde al vero elenco, ma nell'elenco indicato sul giornale c'era anche il suo nome. Non abbiamo avuto modo di confrontarci deciso, anche se poi c'è stato qualche messaggio che ci siamo scambiati, ma dicevo, è una vicenda che ci ha visto comunque destinatari di un avviso di garanzia, di un'informazione data dalla magistratura su attività di indagine che si stanno svolgendo nei nostri confronti. Io personalmente ho ricevuto attività di indagine per il reato penale del 479, quindi falso ideologico, in concorso con il 100, con quindi anche il 110. È una vicenda questa del fatto Giara che a me, anche dopo l'avviso, questo avviso di garanzia sindaco, sono venuto a conoscenza del fatto che il comune di Lago Negro, non appena si è insediato, ha scritto alla regione Basilicata, non discuto se ha fatto bene o ha fatto male, nel richiedere alla regione Basilicata e agli uffici competenti se ancora potevano percepire o meno l'importo destinato alla gestione del parco Giara, solo insomma per riportarlo alla mia memoria, partiva per tutti gli anni di attività giudiziaria che lo ha interessato, mi sembra che ammontavano a 250 milioni di vecchie lire, 120 mila euro, poi sono stati ridotti, ma il sindaco insieme a me ha amministrato negli anni passati, quindi ricorderà bene che quelle somme poi sono state ridotte del 50%, abbiamo ridotto alla società di gestione quell'importo, lo abbiamo rendicontato annualmente alla regione Basilicata in attesa che con i ritardi che interessano quell'ente noi insomma siamo rimasti in attesa di percepire e quindi di avere quelle somme. Ad un certo punto questa amministrazione, quindi parlo di luglio 2016, non ero più io sindaco, ma qualche altro l'ha fatto prontamente, ha scritto alla regione per sapere se c'erano o non c'erano più quei soldi, sono stati. Io avrei forse immaginato, confrontandomi con chi cura la legittimità degli atti di questa struttura, di agire nei confronti della regione e capire per quale motivo la regione non riconosce più somme rendicontate alla stessa struttura regionale. Cioè io ogni anno, insieme alla responsabile degli uffici finanziari, ho rendicontato quelle somme alla regione, mai ho avuto risposta dalla regione, nel senso che mi sia stato detto guarda che quei soldi o quelle somme che tu rendiconti non te le diamo più. Con i dovuti ritardi ne abbiamo sempre preso che gli arrivati. A un certo punto, dopo diciamo che questa attività del parco Giara è stata pure nel corso degli anni, certamente insomma con tutta la benevolenza, è stata alimentata dal gruppo di opposizione passato, cioè tanto si è scritto, tanto si è chiesto, tanto si è denunciato sul parco Giara negli anni passati. Poi a un certo punto a noi arriva insomma tutto questo marasma. Quindi tutta questa attività poi ha raggiunto questi suoi limiti con l'avviso di garanzia, forse, non lo so se c'è stato chi è stato invogliato da quelle cose, da altre attività dirette, purtroppo non sono a conoscenza, anzi
sulla stampa locale, sui TG regionali e in prima pagina, quindi come il comune che chissà cosa ha svolto e cosa ha combinato negli anni passati. Però insomma il mio dire, quindi concludo, è diretto solo ed esclusivamente poi a capire se insomma se vuole poi a seguire lo faccio pure io, se insomma per liberare anche diciamo da questa carta il comune della Lonea avesse intenzione insomma di oltre di confrontarsi questa sera, ma anche di prendere decisioni che possono interessare anche la mia persona. Insomma, sono in difficoltà personalmente perché non voglio assolutamente diciamo tradire quella parte di elettorato che mi ha dato fiducia anche da questo banco di opposizione, però poi se questa vicenda a ritiene il sindaco che insomma abbia nella lettura degli altri, non ce li ho più. Vi potrei chiedere, però non so se già svolto un'attività di verifica, se ci dovesse essere qualche cosa sono pronto anche poi a lasciare questo banco, quindi a dare ampio spazio, quindi quella fiducia necessaria che dobbiamo comunque attestare alla magistratura, faranno le indagini, vedremo cosa poi ci viene. La cosa strana è che mentre insomma il collega Sappella lo sa come me, mentre insomma c'è ci viene notificato quell'avviso che riporta soltanto un capo, un'indicazione dell'articolo del codice penale che ci viene indicato, poi invece sulla stampa c'è tutta l'attività che si svolge, insomma anche nei minimi particolari, addirittura quando il giorno dopo è arrivata la finanza, ho visto che c'era pure la RAI pronta a fare le imprese. Però dico, se questa amministrazione, questa maggioranza ritiene che pure quella possa essere pubblicità, andiamo avanti così perché poi avremo le giuste possibilità da tutto. Grazie. Bene, procediamo con l'altro punto dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale per la rete urbana all'aperto sul suolo pubblico al servizio delle attività commerciali di somministrazione, le OS. Allora, io su questo punto... Sì. Lo sto per dire, se mi fate finire lo sto per dire. Non so perché, o meglio lo so, non trovo la documentazione nella cartellina, ci dicono che dagli uffici devono ultimare determinati approfondimenti, quindi noi rispettiamo il lavoro degli uffici dei dipendenti comunali, per cui sicuramente nei prossimi giorni ci daranno il lavoro ultimato e lo porteremo al prossimo consiglio comunale. Io personalmente ho apprezzato la proposta di questo regolamento fatta dal sindaco, perché questo regolamento ha come obiettivo quello di riqualificare gli spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, di migliorare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio e di usufruire delle riduzioni del canone previste dal regolamento comunale del COSAP. Per cui, come si sa, le cose belle, buone, tanto vanno ad arrivare, ma noi non le vogliamo e, ripeto, cerco di portarlo al prossimo consiglio. Andiamo avanti al quarto punto, che è l'approvazione del regolamento comunale per servizio di Comunato. Io di questo voglio soltanto dire che c'è ovviamente un regolamento al Comune di Caponegro, ma risale al 1998, approvato con delibera 44 del 28 settembre. Noi sempre a seguito di interventi legislativi e nell'ambito di un'attività di rivisitazione e di aggiornamento dei regolamenti comunali abbiamo creduto che è necessario apportare delle modifiche a questa regolamentazione, anche insomma, in virtù di questo tenendo conto soprattutto del dettato del decreto 267 del 2000 che in ordine al servizio economico prevede l'istituzione di un servizio di economico cui viene preposto responsabile della gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Veramente abbiamo acquisito il parere delle autorità tecniche, del responsabile dell'area finanziaria, il parere del revisore dei conti che ci ha dato appunto la sua risposta positiva, precisando anche, dando anche un giudizio di congruità e di attendibilità. Do la parola all'assessore a bilancio, al professor Lascio, prego.
Presidente, grazie per avermi concesso la parola. Buonasera a tutti gli intervenuti del Consiglio. Con l'approvazione del presente regolamento si è inteso disciplinare dettagliatamente e chiaramente il funzionamento del servizio economale e implementare alcuni servizi fino ad oggi non disciplinati, quali l'istituzione del registro di carico e scarico dei materiali di consumo e la redazione tenuta degli inventari dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, eccetera, da destinare agli uffici e ai servizi comunali, di cui l'economo sarà consegnatario finché non verranno affidati, con una procedura prevista tramite la redazione di un verbale di consegna, ai responsabili di area o ai singoli dipendenti. Qualunque nuova acquisizione di attrezzature, mobili, oggetti o suppellettili sarà assunta in carico dall'economo che provvede a numerarla, a notarla nell'inventario relativo. A carico dell'economo è anche posto l'obbligo di curare la manutenzione dei beni che ha in consegna. Il servizio economico è un servizio di cassa per le spese minute ed urgenti e la riscossione di somme affidata all'economo. Si aggiunge la custodia dei valori, che è stata fatta questa finora, la tenuta degli inventari, il carico e scarico dei materiali di consumo e il deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti. Con i fondi economali si fa fronte a spese minute ed urgenti non compatibili con gli indugi della contrattazione, che non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure disposte dal codice dei contratti e dal regolamento comunale per gli affidamenti in economia entro il limite massimo di euro 500 IVA inclusa. L'economo e il suo sostituto saranno indicati con deliberazione della giunta comunale. All'economo compete l'indennità giornaliera di maneggio valore di cassa, poiché egli è agente contabile e pertanto soggetto nell'esercizio delle sue funzioni a responsabilità civile e contabile, eventualmente a quella penale ed anche alla responsabilità disciplinare. Il fondo economale, iscritto in bilancio all'entrata nel titolo 9 e nella spesa al titolo 7 del nuovo bilancio armonizzato, è costituito, in questo regolamento che si sottopone alla vostra attenzione, da un'anticipazione pari a 15.000 euro erogata dall'area economica finanziaria all'inizio di ogni anno e dalle somme la cui riscossione è affidata all'economo. La procedura che abbiamo immaginato: l'economo coordina il pagamento delle spese a carico del fondo economale mediante appositi buoni di pagamento numerati progressivamente e datati, che riportano l'indicazione della causale del pagamento, dei dati identificativi del creditore, l'importo corrisposto, la firma di quietanza o scontrini fiscali o ricevute di pagamento o altri documenti giustificativi della spesa effettuata, oltre alle indicazioni del riferimento di bilancio su cui deve essere imputata la spesa. Con l'emissione del buono di pagamento si costituisce impegno di spesa sugli stanziamenti degli interventi o sui capitoli interessati che devono avere la relativa disponibilità. Prima di effettuare la spesa, l'economo richiede al responsabile dell'area a cui la spesa si riferisce di autorizzarlo con un visto. Ogni 3 mesi l'economo presenta il rendiconto delle spese effettuate al responsabile dell'area finanziaria, lo approva con determinazione pubblicata dall'obbligatorio e dispone le formalità contabili per il rimborso delle somme anticipate. La cassa economale è sottoposta a verifiche che possono essere ordinarie, effettuate ogni 3 mesi dal responsabile del servizio finanziario dall'organo di revisione, e straordinarie, disposte a seguito del mutamento della persona del sindaco o a seguito del mutamento della persona dell'economo comunale. Il presente regolamento chiarisce i doveri e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività del servizio. In particolare, l'economo deve verificare che la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse e rispetti il limite massimo, che sussista la necessaria copertura finanziaria, che venga rispettato l'obbligo di documentazione. Il responsabile dell'area che richiede la spesa deve verificare la legittimità di essa e la sua riconducibilità ad una delle tipologie previste dal regolamento.
il responsabile dell'area finanziaria deve verificare, rispetto del regolamento, la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture, la corretta impostazione contabile e la capienza dello stanziamento. Avendo previsto, credo, la più ampia casistica e avendo ideato un regolamento compatibile con quelle che sono le disposizioni della legge, chiedo a questo Consiglio di volerlo approvare. Grazie. Bene, se non ci sono interventi, grazie consigliere Di Lascia, se non ci sono interventi passerei alla votazione. Prego, consigliere. Grazie presidente. Sul punto desidero innanzitutto ribadire quello che è stato anche nella passata seduta consiliare, ossia proprio il sindaco è stato uno dei sostenitori nella passata amministrazione dell'istituzione delle commissioni consiliari per la redazione anche di documenti, dati importanti, quale può essere un regolamento, quindi l'attività regolamentare del servizio informatico e FIER, insomma di tutto ciò che si svolge. Quest'oggi io avrei potuto anche abbandonare l'aula e quindi non consentire questa maggioranza in questa prima battuta, mi sembra, quali sono, non ricordo, per l'approvazione del regolamento mi sembra 9, ma in seconda lettura poi una lettura, quindi hai questa maggioranza per poterlo adottare. A me sembrava che forse solo la maggioranza aveva necessità di due passaggi in consiglio, però forse mi ricordo male e quindi non insisto assolutamente. La segretaria poi verificherà il caso. Dico soltanto che quindi premesso che insomma avrei gradito la convocazione di un'apposita commissione, quindi la commissione consigliare per le attività, quindi la costituzione e poi la convocazione per le attività contabili e finanziarie di questo ente, non è stato fatto, pertanto il mio voto è contrario, però poi desidero anche aggiungere che rispetto a questo regolamento, di cui non abbiamo chiesto la lettura perché insomma l'abbiamo ricevuto, quindi l'ho ricevuto pure io tramite posta elettronica, dico anche che non bisogna forse appesantire ulteriormente il ruolo pure della funzione dell'economo comunale, cioè se non capisco neanche, poi non vuole essere assolutamente una fissazione sul fatto che è attuale che stiamo acquistando, ma se ripetutamente poi diventa prassi il fatto di prelevare, di consentire all'economato l'anticipazione quindi di quelle somme per il pagamento di carburante, così come per il carburante, oppure per le attività di manutenzione degli immobili, quindi acquisto anche di materiale presso fornitori, il pagamento di ditte per, ho letto l'altro giorno al termine, se si autorizza l'economo comunale ad anticipare la somma per il pagamento dell'aggiusto dei bagni, non so dove, insomma, mi sembra che insomma, si stia un poco approfittando di questa non c'ho l'atto, quindi non so se ricordo bene o male rispetto a questo libro, però determina di autorizzazione all'economato per il pagamento dei fornitori, mi sembra che ce ne siano abbastanza, non ultime, ripeto, quelle del carburante, però poi vedo anche che io non so neanche come si stiano trattando, perché rientra nella passata amministrazione, se insomma poi qualcuno ha voglia di andare a verificare, lo fate tranquillamente, non ci sono state mai emissioni, si viaggiava con l'auto del comune, chi svolgeva l'attività di accompagnamento non prelevava somme aggiuntive rispetto alla
dare le attribuzioni. Oggi forse insomma si va a Potenza, si va da altre parti, si fa la missione, quindi si chiede il Parlamento del Spiedi, si chiede il Parlamento del corso del Casolio o quant'altro, quanto poi mi dispiace pure che insomma, l'altro che era l'animazione al comando dei vicini urbani, che veniva guidata dai vicini urbani, quindi, che oggi è parcheggiata qui nella palestra scoperta addirittura anche con qualche danno, mi hanno riferito che insomma ha subito pure qualche danno, spero che sia stata fatta la denuncia per gli altri vandalici che ha subito per la macchina, se in realtà non lo sono stato fatto meno, però insomma essendo stato fatto, gradirei che insomma venisse espletata anche quest'altra attività. Insomma non si utilizza la macchina, ma poi si fanno le missioni, quindi si prende comunque si attiva questo canale che insomma viene la legittimità, però dobbiamo capire anche come viene fatto, come viene svolto, come inizia e come si conclude nelle attività complessive insomma della vicenda, e se poi vengono pagati tramite economato oppure avviene una formula e c'è una formula diversa. Pertanto questa riflessione l'ho fatta riferendomi al regolamento, ma ribadisco il mio voto contrario per le motivazioni e quindi soprattutto per ciò che ho detto in apertura, ossia della mancanza di un confronto nelle commissioni consigliari. Grazie. Grazie, ad ogni modo i comuni vivono di regolamenti per cui vanno fatti, poi al netto di tutte le sue giuste osservazioni che abbiamo messo, giuste o non giuste si vedrà, ma comunque le sue osservazioni che abbiamo messo a verbale. Io passerei alle votazioni di questo regolamento. Voti favorevoli? Approvato. Voti astenuti? Nessuno. Contrario? Uno. Benissimo, quindi è approvato il regolamento. Immediata esecutività, voti favorevoli, stessa votazione, andiamo avanti, quinto punto del direttore, approvazione del regolamento delle sagre e delle fiere, sempre in un'ottica di un'attività di rivisitazione e di aggiornamento dei regolamenti comunali, nell'ottica di predisporne anche di nuovi, la cartellina dell'assessore gentilmente. In questo caso l'assessore Antonio Fiore ha ritenuto opportuno proporre a questo consiglio una regolamentazione in materia di sagre e fiere di cui il comune di Lagonegro ad oggi è sprovvisto, per cui ora la parola all'assessore Fiore che ci darà ulteriori dettagli. Prego. Questo regolamento completa aspetti fondamentali già trattati nel Consiglio Comunale che attengono al regolamento del mercato. Ovviamente manca l'ultimo tassello di cui si è parlato prima, il regolamento che è stato ritirato, in qualche modo tutti quanti, questo regolamento compreso, questo che ha fatto il gioco questa sera. Con questi regolamenti diciamo, si conferma l'aspetto diciamo, organizzativo e regolamentare della qualità e dell'organizzazione di mercato e fiere. Quindi c'era la necessità di aggiungere, noi avremmo voluto già sottoporlo al momento in cui abbiamo approvato il regolamento per mercato e fiere, non c'era il tempo necessario per poterlo discutere e abbiamo deciso di inviare la seconda fiera. Praticamente si tratta, per quanto ci riguarda, di un regolamento che precisa le sagre, come si organizzano, come si tirano da parte dei bandi e di associazioni e di enti, i luoghi dello svolgimento delle sagre stesse, le autorizzazioni che vanno date, il piano annuale di dove è possibile farlo da parte del comune, sapendo anche che spesso ci sono iniziative diciamo, che arrivano pochi giorni
gli anticipi si ha difficoltà a dire di no rispetto a un'iniziativa che comunque si valuta interessante. Il regolamento è composto da 21 articoli, se lo diamo per letto è cosa ancora giusta, se non lo diamo per letto lo leggo anche solo per letto. Praticamente noi, come dicevo, proponiamo al Consiglio Comunale di approvare il regolamento, di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo la esecutività della presente deliberazione e chiediamo anche di dichiarare l'immediata esecutività. Si tratta di aver normato, a nostro giudizio, aspetti rilevanti della vita sociale e amministrativa del nostro comune. Ovviamente è sempre possibile, queste norme regolamentari non sono la carta costituzionale, sono norme che consentono di organizzare senza particolare problema la vita del giudizio. Io vi ringrazio e anche per la sintesi dovreste ringraziare, così non avete tempo a lui. E vi propongo di provarlo e anche di dichiarare la liberazione di questo. Grazie assessore Fiore. Ci sono interventi su questo? Prego, consigliere Pitiglieri. Grazie presidente, anche su questo punto mi riporto a quanto già da me affermato precedentemente sulla necessità di discuterne nelle commissioni consigliari. L'unica cosa che insomma, va bene anche la disposizione del regolamento per la gestione delle attività riferite alle sagre e alle manifestazioni in generale, però mi sembra che comunque si sia superato, si vuole superare, cosa che non è possibile in quanto poi il riferimento normativo alla il riferimento alla normativa vigente comunque è sempre in essere, quindi anche nella predisposizione complessivamente del regolamento si fa riferimento a quella che è la normativa in essere. Però quando per esempio, non riesco a trovare l'articolo, quando si fa riferimento alla realizzazione o all'installazione di parco o quant'altro, insomma è necessario procedere ad alcune attività, ma poi non viene indicato proprio nell'articolo quello che è il punto fondamentale, che sarebbe il collaudo stato, cioè abbiamo parlato di stabilità, di staticità, di sicurezza e quant'altro, però non viene poi data l'indicazione netta subito anche visiva. Posso dire che pleonastico quello che tu stai dicendo all'interno del regolamento, non c'è bisogno, no. C'è pure scritto che qua l'assessore, neanche tu l'hai letto con attenzione. L'ho letto oggi pomeriggio. Quindi l'articolo 4,3 delle strutture temporali all'interno del servizio di certificato di omologazione. Tranne quello è già omologato. Però poi c'è un articolo successivo che ho letto con attenzione perché si riferiva proprio, faceva riferimento proprio a questo, dove viene nel caso in cui siano installati parchi, pedali, steni, tendostrutture, l'articolo 12, punto B, tendostrutture, quindi questo ho detto che fosse sfuggito l'articolo 4, attrezzature similari, gli stessi dovranno essere adeguatamente ancorati a terra, quindi diciamo come dovrà avvenire, e possedere i requisiti di staticità, l'esistenza di requisiti città e poi il collaudo come atto amministrativo finale. Però dico, insomma, questa maggioranza ha deciso di svolgere anche la regolamentazione e di cimentarsi nella regolamentazione di questo atto che è importante, positivo e nello stesso tempo responsabilizza con grande, diciamo, determinazione e quindi anche oggettività quella che è l'attività cadente, le fiere, le sagre, le manifestazioni. Pertanto chiunque domani mattina vuole svolgere
un'attività fieristica o una sagra, sa che c'è un regolamento, lo deve leggere attentamente da questo dai 15 giorni di pubblicazione, lo dovrà leggere attentamente e si dovrà tenere perfettamente con gli organi di vigilanza che lo faranno osservare quello che è scritto in questo regolamento. Quindi l'approfondimento da parte mia, da parte del gruppo dell'opposizione, poteva tranquillamente avvenire anche nella sede consigliare, non c'è stato quel momento di riflessione e per questo motivo il mio voto è contrario. E per il regolamento vediamo poi la sua opinione. Quindi dal momento in cui faremo le commissioni sarebbe sempre favorevoli al regolamento. La discussione, almeno abbiamo la discussione. Era una battuta, le costituiremo, ci mancherebbe. E solo per riportare alla mente del consigliere di ieri, per quanto riguarda le commissioni, la storia delle commissioni alla Conegra. La mia esperienza amministrativa è lunga, come ricordavi prima, ho svolto anche il ruolo, mi sono così formato, da consigliere comunale, svolgendo il ruolo all'inizio come opposizione. E mi ricordo che dall'altro lato c'era chi ha parlato prima di me, c'è maggioranza chi ha parlato prima di me. E c'è una maniera di storia, ma c'è una storia. Allora, e ricordo che volte durante quei 5 anni noi abbiamo visto l'istituzione della commissione, per raccontare una storiella, quando poi invece ci sono invertiti i ruoli, è il sottoscritto, se ti ricordi, che si è fatto promotore, sia della costituzione dei gruppi, dando anche con la palla del sindaco, dando anche la titolarità di presidenza della commissione più importante alla minoranza, proprio perché avevamo tutta la volontà di sottoporre gli atti al controllo allargato ai consiglieri. Però devo dire la verità, insomma, che queste commissioni hanno funzionato poco o nulla. Ma nonostante questo, siccome io resto convinto che è giusto dare la possibilità e chiedere anche l'ausilio di tutti i consiglieri comunali, io compresi quelli della minoranza che dovranno far parte di queste commissioni, è giusto quindi coinvolgere, per cui io mi assumo l'impegno che nel prossimo consiglio comunale noi provvederemo, visto che c'è il regolamento, si tratta soltanto probabilmente di individuare le persone che dovranno far parte di questa commissione. E io mi auguro che, siccome vedo che la partecipazione dei consiglieri di minoranza ai consigli comunali non sono sempre assidue e costanti, spero che almeno nelle commissioni quindi abbiamo la possibilità di interloquire, di lavorare e di confrontarci, cosa che non sempre succede in consiglio comunale. Grazie sindaco. No, l'ha già fatta, quindi va bene così. Passiamo ai voti di dobbiamo votare allora il regolamento delle sagre e delle fiere. Voti favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrario? 1. Quindi è approvato. Immediata esecutività, stessa votazione? Sì. Abbiamo votato positivamente anche per l'immediata esecutività. Passiamo al punto numero 6, individuazione delle frazioni del territorio comunale non metallizzate e delle agevolazioni fiscali sull'uso del GPL e del gasolio del riscaldamento ex articolo 8, comma 10, legge 488 del 98. Noi pensiamo, e soprattutto l'assessore a ramo che Sandra Stella che ha proposto questa delibera, che sia necessario aggiornare
la delibera numero 15 del 12 aprile 2010, con la quale vennero individuate zone non metallizzate all'interno del territorio comunale, per cui bisogna aggiornare la suddetta deliberazione per adeguarla ai riferimenti normativi, quindi alla legge 488 del 98, che prevede una riduzione del costo del gasolio del riscaldamento impiegato nei predetti territori, e soprattutto di adeguare questa stessa delibera alla nota dell'Agenzia delle Dogane, che porta protocollo 41017 del sempre del 12 aprile 2010, della quale non si è tenuto conto in quanto emanata nello stesso giorno della citata deliberazione consiliare. Giusto per precisione, questa nota dell'Agenzia delle Dogane ha stabilito l'ubicazione di un immobile all'interno della porzione edificata del territorio riconosciuta non metallizzata dall'atto comunale, posta al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, per questo avete diritto all'agevolazione fiscale di cui trattasi, venga attestata dal Comune sulla base del modello facsimile allegato alla stessa nota. Anche per questa proposta abbiamo acquisito il parere di regolarità tecnica di rispetto sempre del 267 del 2000, e do la parola all'assessore Giovanni Sant'Asseno per argomentare su questa materia. Grazie. Grazie Presidente, buonasera, comandante Corsini. In realtà l'introduzione è stata esaustiva. Comunque, ci troviamo a dover aggiornare una delibera già adottata dal Consiglio Comunale della Valencia 2010, che è per un caso è stata adottata nella stessa data in cui l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, ha emanato una circolare chiarificatrice su quelli che possono essere i benefici richiesti dai residenti dei comuni individuati in zone animate di fascia R per il consumo di GPL o di gasolio per riscaldamento in zone non metallizzate. In estrema sintesi, andiamo a dire questo: andiamo a dire che chi si individua come unica frazione il centro urbano nel quale risiede la casa comunale, tutto il territorio del comune esterno a questa frazione viene identificato come altre frazioni, quindi chi è residente in questa unica altra frazione ha diritto di produrre istanza e di ricevere una riduzione praticamente sulla quota delle accise, quindi sul carico fiscale che si pone sul GPL e sul gasolio del riscaldamento, direttamente nel momento in cui paga o riceve la fattura dal fornitore di gas GPL. C'è da dire che in realtà noi andiamo ad estendere, rispetto a quella già adottata dal Consiglio Comunale, la zona del centro urbano a due aree del Comune di Lavonello, che sono Piazza Duro e Pasteranza. Andiamo a fare questo sulla base di una deliberazione del Commissario straordinario del 2010, la numero 121 del 22 settembre del 2000, in cui l'allora commissaria straordinaria, dottoressa Maria Raffaella Lavaglia, identificava ai fini del codice della strada quello che era il centro abitato, il strato comunale e il centro abitato del Lavonello. La nota dell'Agenzia delle Entrate chiarisce in maniera chiara che si deve fare riferimento proprio a questo riferimento normativo. Si deve utilizzare questo riferimento normativo per identificare quella che è la frazione del centro abitato. Detto questo, andiamo a chiedere al Consiglio Comunale quindi di prendere atto della disposizione relativa all'agevolazione, di prendere atto che la Lavonello è classificata in zona climatica E, di approvare la cartografia allegata predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, di dare atto che tutto il territorio di fuori di quella della zona di centro urbano è un'unica frazione, quindi chiunque residente in quest'unica altra frazione ha diritto a produrre istanza per la riduzione, e di aggiornare quindi la deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 2010,
di trasmettere come la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico. È importante chiarire che, alla luce di quello che dicevo prima, che questa amministrazione comunale si è già attivata a far sì che i programmati interventi di estendimento della rete della metalizzazione, particolarmente rispetto alla zona di Piazza Duomo e di Pastenata, siano attivati dall'attuale gestore della rete, quindi dell'ENG e del gas, nei tempi più brevi, perché è vero che queste zone da oggi risulteranno, come dire, escluse dalla possibilità di richiedere questo beneficio, ma anche perché in acqua la rete del metallo non c'è. Quindi con l'obiettivo di perseguire l'interesse della comunità e degli residenti di queste due frazioni, abbiamo già incontrato il gestore, abbiamo già sollecitato e chiesto che questi interventi di realizzazione siano almeno per le zone dove ci sono più residenti, più utenze, siano già realizzati all'indomani del prossimo inverno. Grazie. Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto? Prego consigliere Pichetto. Sul punto penso che insomma non ci siano osservazioni da fare in merito poi alla sostanza e alla forma dell'atto che si va ad adottare questa sera, ma desidero soltanto dire che probabilmente forse io non so a che punto come si stia trattando, a che punto è la vicenda riferita al regolamento urbanistico, come stia evolvendo quella situazione. È una roba quella importante per l'intera comunità di Laurenti, pertanto spero che questa amministrazione, questa maggioranza si cimenti nel mettere in piedi insomma, quelle che sono le attività inerenti anche anche perché insomma, abbiamo ad esempio il sindaco e il capogruppo che abita nella zona del paese, che sono poi da tutti i punti di vista ormai vede una presenza abitativa anche insomma di un certo numero rilevante, pertanto anche il processo della metallizzazione insomma in quell'area dovrebbe essere insomma in qualche modo poi gestita e messa in piedi. Io dico però che l'attività che svolgo con opposizione è quella di essere di sollecito anche all'amministrazione. Il sindaco prima riferiva delle commissioni consigliari, è vero che insomma non ci sono state poi nella passato mandato amministrativo attività forse costanti di quelle commissioni, però ha fatto bene per dire pure che in quella fase e in quell'epoca comunque poi concedemmo al gruppo di opposizione la presidenza delle commissioni, non è una richiesta quella che sto facendo in questo momento, ma proprio per dire che la mia formazione è stata sempre nei banchi della maggioranza, sto svolgendo il ruolo di opposizione e lo svolgo anche anche se ancora non sono arrivato a quella grinta, a quella determinazione, a quella anche spesso scontrosità della dottoressa Di Lascia, perché lei da capogruppo dell'opposizione, insomma, nelle passate vicende amministrative ne faceva molto di più di quanto le faccio io, insomma anche per la stasera non ricordo qual era la sua posizione, insomma dei parti dell'opposizione, pertanto dico ma ancora sono troppo tardi, ancora insomma non ho raggiunto neanche quella estensione proprio del ragionamento e quella forza che invece metteva la dottoressa Di Lascia da queste parti, pertanto insomma cresceremo perché il tempo c'è, quindi avremo modo comunque di attivare un confronto anche non solo quindi in questa aula consigliare ma anche poi nelle commissioni consigliari qualora
questa maggioranza insomma, vorrà comunque istituirle, e quindi il mio voto rispetto a questo punto è di astensione, perché si tratta di una formalità di anni. Grazie. Solo per completezza di informazione riguardo al regolamento urbanistico, è un itinere che insomma noi ci portiamo un regolamento urbanistico vecchio oramai di almeno 44 anni, se ricordo bene. Nel passato remoto di questo ente sono state affidate diverse progettazioni e ad oggi un atto ancora in sede in attenzione posto all'attenzione della conferenza dei servizi con la regione, gli altri enti risulta, come dire, non perfezionabile, diciamo così, dalle prime interlocuzioni che abbiamo avuto risulta necessario soprattutto di una revisione rispetto a quelle che sono, e di una bonifica rispetto a quelle che sono tanti interventi di cambio di destinazione di uso di alcuni interventi. Ci stiamo lavorando, è una priorità che teniamo cogente per gli interessi di questa comunità e ci auguriamo insomma che questo consiglio, non in un futuro prossimo, ma dopo il lavoro necessario all'interno della conferenza dei servizi, possa esprimere anche sì, anche a loro con tutti i rilievi che la minoranza vorrà sollevare, possa finalmente approvare un documento importante per il destino della nostra comunità che ci manca da troppo tempo. Grazie. Grazie assessore Fantassegno. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Un'astensione, consigliere Vitigliani. Quindi è approvato. È approvata questa delibera, proviamo per l'immediata esecutività, stessa votazione, non è favorevole, astenuto, consigliere. Andiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, la convenzione per la costituzione e il funzionamento della partnership istituzionale per l'attuazione del piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari, provvedimenti. Si tratta di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 30 del decreto 267 del 2000, di autorizzare il sindaco o su espresso delegato la stipulazione e la sottoscrizione per conto del documentamento della convenzione, di trasmetterla poi autenticata per conformità come di Gianello capofila della Regione Basilicata, e tutto questo in attuazione della legge 4 del 2006 della legge 11/2008 con cui la Regione Basilicata ha approvato le linee guida per la formazione dei piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018. Passo la parola alla professoressa Lucia Amato, che è la delega delle politiche sociali, e ci illustrerà questo punto. Grazie Presidente. Con riferimento alla legge regionale dell'aprile 2007 e alla deliberazione della Giunta regionale del 917 del 2015 e 241 del 2016 inerente alla costituzione e al funzionamento per l'attuazione del piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari, sono state approvate le linee guida per la formazione dei piani intercomunali in tutto il territorio regionale e quindi anche nel nostro territorio denominato la Bonifese Torino. Per cui non sto a dirvi quali sono i paesi, ma sono ben 27 i paesi che fanno parte del territorio della Bonifese Torino. Sono state approvate quindi gli indirizzi per l'attuazione delle linee guida per la formazione dei piani intercomunali. Il giorno 27 agosto 2016 quindi si è insediata la conferenza istituzionale ambito socio-territoriale della Comunità Comunale ed è stato nominato il comune di
diritti sociali e sociosanitari attraverso la gestione comunitaria. E quindi costituendo così un ufficio comune, ufficio di piano, allocato nel comune di Reggio Emilia. Quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere? Quello di favorire la formazione dei sistemi locali di intervento, qualificare la spesa attivando risorse anche finanziarie e prevedere soprattutto, spero, iniziative di formazione e di aggiornamento. La durata della convenzione è stabilita in 3 anni, a decorrere dalla data della stipula della stessa e comunque fino al completamento dell'attività. Questi mi sembrano i dati più importanti, insomma, di questa convenzione. Per cui, detto questo, ritengo e chiedo all'onorevole Consiglio l'approvazione della convenzione per la costituzione e il funzionamento della partnership istituzionale per l'attivazione del piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari. Grazie. Grazie. La consigliera Mauro. Ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliere Vivieri. Grazie Presidente. Io su questo punto vorrei avere qualche chiarimento rispetto all'attività socio-assistenziale, ma sociale in genere, che si stanno svolgendo nel Comune di Lamego. Io non, proprio perché non frequento la struttura, non so se l'assistente sociale è presente o non è presente in comune, se sta comunque svolgendo le sue funzioni o se comunque c'è qualche altra determinazione in merito da parte dell'amministrazione. E poi dico anche che non so se si sono svolte dopo una data, il giorno 27 luglio 2016 si è insediata la conferenza istituzionale ambito sociale e territoriale ed è stato nominato il Comune di Piccinello quale capofila. A me sembra che negli anni di istituzione dell'ambito sociale di zona del PSZ, quindi quando fu individuato proprio il Comune di Piccinello come comune capofila, non ricordo se l'attuale sindaco già svolgeva attività e si interessava della materia, perché lui in questo ambito insomma ha svolto, lei sindaco ha svolto un lavoro di legge, quindi soprattutto per i rapporti che ha intrattenuto con gli altri comuni del circondario. Però mi sembra che all'epoca fu detto che ci doveva essere anche una sorta di rotazione in merito a questa attività. Era all'epoca, non so se l'assessore Fiore era sindaco a Vigianello, quindi era sindaco proprio a Vigianello. Se non ricordo male, insomma, c'era questa intesa. Probabilmente non ricordo bene, ho perso qualche passaggio importante all'epoca, però vorrei in questa sede che fosse ribadito questa opportunità, se l'ha perso o meno il Comune di Lavorino. E poi abbiamo anche l'istituzione dell'ufficio, mi sembra denominato ufficio unico di piano, cioè un ufficio che comunque vedrà la presenza di soggetti specializzati nel settore del sociale, quindi la figura anche dello psicologo, dell'assistente sociale, quindi anche nella costituzione di questo ufficio. Non so se poi il Comune di Lago Negro, che da un'altra parte, quindi una cosa diversa, una roba diversa da parte dell'Unione dei Comuni, può incidere per la presenza di un assistente sociale, quindi di una figura all'interno di questo ufficio di zona. Non voglio assolutamente insomma carpire o cercare in qualche modo di avere informazioni che poi sono legate alla politica,
e gli accordi politici territoriali, ma almeno capire se sul comune capofine è stata una trattativa, se quella trattativa è stata condotta e poi insomma non ha avuto, non è stata foriera dei successi per il comune da Valerio, e nello stesso tempo la presenza dell'assistente sociale in questo comune, perché negli anni passati risultava importante e necessaria quella figura. Poi non so come l'attuale amministrazione l'ha voluta comunque gestire, non so veramente, ma credete, non so se è presente o meno l'assistente sociale, perché non ho avuto modo neanche di incontrarlo, lo dico con grande insomma, sincerità, non avrei modo per dire cose diverse. Pertanto insomma, il mio voto è contrario rispetto a questo punto e comunque ascolterò anche quelle che sono le controdeduzioni che verranno poi riportate al Consiglio. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Sindaco, prego. Anche qui un po' di storia. Quando sono stato delegato a svolgere le funzioni di in primo momento diciamo come assessore e poi nell'ultima consigliatura come delegato, soltanto come delegato semplice nel rappresentare il comune di Lago Negro nelle sedi della conferenza, devo dire che noi abbiamo già trovato all'epoca che il comune capofila, questo forse diciamo che l'assessore Fiore è stato uno dei protagonisti insomma proprio della storia della Costituzione di quello che abbiamo ereditato come piano sociale di zona, il comune di Capofila era già predeterminato, per cui noi abbiamo partecipato come comuni associati. In riferimento diciamo non si è mai discusso, credo che non sia per quanto mia conoscenza, non c'è scritto da nessuna parte che allora si debba procedere ad una votazione. C'è solo scritto ed è viene ribadito ancora una volta anche in questa convenzione, che in realtà la convenzione dovrebbe durare 3 anni, però siamo stati abituati a dilazionarsi per anni numerosi diciamo, rispetto a quelli previsti, ma se è vero che il primo piano sociale di zona risale a 17 anni fa e noi diciamo che ci stiamo preparando ad una riorganizzazione di quello che è l'ambito territoriale, anche sull'ambito territoriale. Questo ambito territoriale che noi ereditiamo in realtà è stato previsto già nel piano sanitario regionale, che risale anche quello che risale a 5 anni fa. E stasera siamo come dire a discutere ed approvare questa convenzione come termine perentorio, come termine ultimo, perché i comuni capofila sono stati convocati nel giorno, una decina di giorni fa, forse anche meno, e praticamente sono stati veramente invitati ad accelerare sull'iter, tant'è vero che entro il 31 è stata posta come data ultima per l'impegno di approvare appunto questa convenzione. Sicuramente rappresenta un passo in avanti. Per quanto riguarda la costituzione dell'ufficio di piano, allora ancora tutto diciamo così in itinere, perché la conferenza istituzionale, quindi insieme di tutti quanti i comuni, si dovranno dotare di un regolamento ed è proprio nell'ambito di quel regolamento che loro andranno a stabilire quali saranno le figure che entreranno a far parte e a far parte dell'ufficio di piano. A oggi diciamo viene soltanto detto che le possibilità per collaborare con questo ufficio di piano sono molte, nel senso che si cercherà in un primo momento di trovare le figure istituzionali all'interno degli enti che ce l'hanno, e qualora questo non fosse possibile si andrà
sempre all'esterno con vari tipi di contratti secondo quello che prevede la legge, per cui diciamo che la discussione è tutta persa. L'ultima precisazione riguarda l'assistente sociale. Avvertiamo tutti anche con rammarico l'assenza di questa figura professionale nella nostra struttura perché le richieste, le esigenze, voglio dire, che vengono dalla cittadinanza per affrontare i problemi sociali, non dico che sono quotidiani, ma sono sicuramente presenti. Abbiamo purtroppo, da questo punto di vista, un obbligo da rispettare, perché vi posso garantire che non c'è settimana che non prendiamo il telefono, alziamo il telefono e chiamiamo il Ministero dell'Interno per accelerare, l'ha fatto molte volte la segretaria, qualche volta l'ho fatto anche io, e per accelerare praticamente la decisione che devono prendere in dietro la possibilità di poter assumere un assistente sociale. Speriamo che questo succeda nel mese di aprile, e noi daremo subito, anzi probabilmente avremo anche prima, perché ci auguriamo che questa risposta sia positiva, avremo anche prima le procedure per trovarci pronti nel momento in cui ci daranno il consenso. Stiamo sopperendo alla mente un altro personale del comune che si sta dedicando con passione, con interesse ad alcune attività, quale per esempio ieri è partita diciamo la proroga per i coordinanti, per l'inclusione attiva, che avevamo ospitato qualche mese fa nel nostro comune. E ieri diciamo che abbiamo messo in atto tutte le procedure per dare la possibilità a queste persone di svolgere un lavoro di pubblica utilità e poter in qualche modo anche accedere ad una indennità di cui sicuramente ne hanno bisogno. Grazie sindaco. Non ci sono altri interventi alla votazione. Voti favorevoli? 9. Un voto contrario al consigliere avvocato dei consiglieri. Immediata esecutività. Stessa votazione. 9 favorevoli, 1 contrario. Va bene. Chiede la parola, prego. Presidente, non mi consenta di esprimere un plauso, ma anche le più vive felicitazioni come cittadino di Lavoreto, ma che svolge comunque attività politica dal banco dell'opposizione, alla squadra di pallavolo, la Rinascita Lone, che domenica ha svolto l'ultima partita in casa al comune di Lauria, una riconferma nella categoria A2, pertanto il mio applauso alla Presidenza, a Nicola Carlomagno, ma a tutto lo staff dirigenziale di quella squadra, perché veramente con grande sacrificio, con spirito di applicazione, con passione, con sincera anche unione e anche diciamo socialità, perché nel vedere come si trasferiscono in diverse parti d'Italia e come partecipano poi attivamente alle partite di pallavolo, mi rendo conto che quella vicenda e quell'attività agonistica sta veramente avendo la meglio
della nostra città, è un vanto, un orgoglio particolare ed importante per la città di Lavoreto vedere il nome della città, ma anche quella squadra di pallavolo, insomma, svolgere attività importanti e poi anche confermarsi nella categoria A2 con l'auspicio che questo trasloco, questa attività anche diciamo che si svolge e che si è svolta alla Oria, ma che a quanto sento insomma anche per i primi mesi della prossima stagione continuerà a svolgersi alla Oria e poi possa rientrare nella sua sede naturale che è la Lavoreto, quindi in una struttura e un edificio attrezzato quale dovrà essere un nuovo palazzetto anche perché sto vedendo che insomma nel territorio della provincia di Potenza se ne stanno inaugurando tante, Marsico Vecchio, Marsico Lupo, insomma l'altro giorno ci sono pure forse nella zona in un altro comune della Valtati si è inaugurato un altro palazzetto dello sport, quindi spero che questa amministrazione stia comunque svolgendo tutti i compiti necessari per far sì che insomma più presto venga realizzata, si realizzi questa importante struttura e quindi venga data anche una sede dignitosa nella nostra città alla squadra di pallavolo che certamente non farà mancare i dovuti successi alla nostra comunità. Grazie. Mi associo ovviamente ai complimenti e alle congratulazioni alla squadra e la voglio tranquillizzare, consigliere Vitigliani, perché so direttamente che questa maggioranza, ognuno per il proprio ruolo, si sta adoperando al massimo con tutte le sue forze per realizzare non solo quel progetto di cui lei tanto insomma ha parlato pochi minuti fa, ma lo sta facendo veramente cercando di contenere anche i tempi. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? Prego. Dico qualcosa, io vuol dire, mi ritengo particolarmente felice di poter dire che quest'anno, per quanto riguarda i successi della squadra di pallavolo della Lavoreto, hanno visto anche nelle persone che è poco amante diciamo così, dello sport, però hanno visto nelle persone all'inizio, voglio dire, partecipare prima, all'inizio proprio del campionato a Potenza e domenica scorsa, così quando si è festeggiato con una brillante vittoria alla Oria, la certezza che il rafforzamento, diciamo così, della certezza per la salvezza e per affrontare ancora una volta l'anno prossimo una competizione in Serie A. E dicevo, noi ci abbiamo sempre creduto in questa squadra e ci siamo impegnati nel chiedere alla Regione già da tempo un finanziamento che probabilmente sarebbe potuto venire anche prima se non ci fossero state delle difficoltà diciamo burocratiche, economiche che ha vissuto negli ultimi periodi la Regione Basilicata, ma che ha visto chiudere un accordo di programma non più tardi per 10-15 giorni fa e quindi abbiamo portato a casa questo risultato che vede la disponibilità da parte della Regione nel trasferimento alla nostra comunità di 2 milioni di euro. Ma ne approfitto, allora, visto che ne approfitto, anche per dire che ci siamo, come dire, confrontati con la dirigenza della squadra, con qualche cittadino interessato, nel cercare di trovare una soluzione tecnica e non solo diciamo tecnica ma anche che vedesse la possibilità di migliorare l'offerta del territorio che potesse derivarne dalla collocazione del palazzetto, andando a riflettere su quale potrebbe essere il sito migliore di collocazione e avevamo pensato, quindi abbiamo messo come dire, a confronto sia il sito del palazzetto attuale sia diciamo, il territorio dell'area del parco Giana, perché anche lì credo che poteva essere utile una valutazione del palazzetto per meglio valorizzare quel parco che da tanti anni come dire, purtroppo è chiuso agli utenti. E altro posto che abbiamo preso in considerazione è stato il
E devo dire che proprio dallo, diciamoci, dallo studio, dall'analisi approfondita di questi siti, è venuto fuori per la Conegra un'opportunità che probabilmente, immagino, da tanto tempo è stata un'aspirazione anche da parte di altre amministrazioni, cioè quella di acquisire terreni del demanio, e io credo che ci riusciremo. Non più tardi di dopodomani ci sarà la conferenza dei servizi a Potenza, dove al tavolo siederanno le FAL, siederà il demanio, siederà il comune di Lago Negro. Questo perché abbiamo chiesto il trasferimento dell'intera, diciamo così, area della stazione, perché abbiamo immaginato che quello potrebbe essere, quello sarà il posto idoneo per realizzare il palazzo. E volevo, con questo risultato, io credo che la Conegra avrà la possibilità non solo di offrire alla squadra, ai cittadini, un posto, una struttura altamente qualificata, una struttura, voglio dire, nuova, e mi auguro che, anzi sono sicuro da questo punto di vista, anche per l'interlocuzione, per la scelta probabilmente delle modalità, e probabilmente affronteremo questo argomento anche nel prossimo Consiglio Comunale, anche per le modalità poi di realizzazione dell'opera, e sono sicuro che è vero che in questi ultimi tempi alcuni comuni hanno festeggiato l'inaugurazione dei palazzetti, però probabilmente gli stessi comuni per tagliare il nastro non dicono 15-20 anni, insomma. Ma noi speriamo, guardate, che i tempi possano essere brevissimi, in modo tale da far ritornare la squadra di volle a giocare nella nostra città, e quindi dare la possibilità a tutti coloro, non solo quelli che sono legati nei paesi vicini, ma anche a tutti coloro che stanno alla Conegra, di avvicinarsi a questo sport che ha entusiasmato tantissimo la popolazione. Grazie sindaco. Se non ci sono, penso di no, perché il sindaco ha chiuso, per cui chiudo qui la parola e auguro a tutti una buona serata. Grazie.